oggi ospiti di Confapecunio e ospiti del suo paese. Qual è la sensazione, qual è l'onore di avere una grande, di avere la piccola e media impresa di Cuneo e della sua provincia qui in questo paese? Beh, buongiorno a tutti innanzitutto. La prima sensazione è quella di un piccolo ritorno alla normalità. Purtroppo arriviamo da un momento difficile e il voler rincontrarci e poter ospitare nel nostro territorio, patrimonio UNESCO, un evento così importante ci dà sicuramente un grande onore e un grande sollievo, perché vuol dire che poco per volta la luce in fondo al tunnel la stiamo rivedendo.